Mister Monsignori, allora che partita è stata? Difficile il primo tempo, anche perché la Tenax era fresca, ha dato il massimo secondo me di quello che poteva, però poi nella ripresa la tua squadra si è sciolta, ha imposto la propria classe maggiore ed è venuto anche un risultato che ci sta tutto, insomma, per i valori visti in campo. Sì, primo tempo io penso che noi in tutta la partita abbiamo subito due tiri in porta, i due gol, poi non mi pare di ricordare che Mirko abbia fatto nessun intervento. Primo tempo una partita chiaramente dove i nostri avversari ancora avevano gamba, erano molto aggressivi e ci hanno messo in difficoltà come è normale che sia. Le partite non sono mai scontate. Questa è una squadra che, pur essendo ultima in classifica, ha inserito quattro giocatori nuovi e quindi è una squadra bella viva che ci crede, si vede in campo. Il primo tempo, secondo me, lo abbiamo fatto bene, tolta quelle due disattenzioni sui gol veniali, mettiamole così, però la squadra poi nel secondo tempo ha gestito molto bene la partita, ha giocato con personalità, ha voluto chiuderla velocemente, ci è riuscita e ha gestito con il possesso palla al restante tempo. Mister, forse il migliore avversario tra le due sfide col Cobà, perché praticamente il secondo tempo è stato quasi un allenamento. No, 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 non è così. Noi abbiamo giocato con grande impegno, con grande cattiveria, abbiamo giocato tutta la partita perché noi abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari e la Tenax è una buona squadra. E secondo me lotterà per evitare la retrocessione, ha tutte le sue armi per poterlo fare. Noi abbiamo fatto una partita seria perché vogliamo tutte le partite migliorare le nostre prestazioni, ma del resto io ho un gruppo stupendo di giocatori al quale ormai è diventato scontato dire grazie in ogni partita perché veramente stanno facendo una stagione straordinaria. Con che spirito si va a Porto San Giorgio, mister? Che cosa ha imparato dalla sconfitta casalinga? Ma noi dobbiamo migliorare ogni partita le nostre prestazioni. Per noi giocare la partita con il Cobà, una partita così importante contro una squadra così forte, è stato uno step di crescita importante a prescindere dal risultato. Noi dobbiamo analizzare questa partita, prendere gli spunti giusti per crescere, ma i miei ragazzi sicuramente in settimana lavoreremo, i ragazzi sono ragazzi intelligenti, sanno che non abbiamo l'abitudine a giocare questo tipo di partite rispetto ai nostri avversari e quindi dobbiamo fare tesoro, giustamente come dici tu, della partita di andata e cercare di migliorare la nostra prestazione rispetto alla partita di martedì. Avresti voluto più tempo tra le due sfide, mister, giocarle in 2 settimane ti dà fastidio o è rilevante? Ma in questo momento, in questa situazione che vive il paese, non solo lo sport, sarebbe sciocco da parte mia, chiedere o pretendere delle situazioni. Siamo degli sportivi, giochiamo quando ci dicono di giocare e noi con grande serenità abbiamo tutto il tempo per preparare la nostra partita. I nostri avversari hanno avuto dei problemi di Covid all'andata, sono stati costretti a rinviare la partita, la divisione ce l'ha fatta giocare martedì 23 sapendo che il 6 avevamo il ritorno, ma per noi veramente non c'è nessun problema, ci prepareremo. Grazie, mister. Prego.